Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono Senexi. Oggi signori siamo tornati su Football Manager 2019 in un episodio importantissimo che può dire tutto su ciò che sarà il proseguo della nostra stagione. Perché dico questo? Perché andiamo a vedere il calendario. Oggi andremo a sfidare Roma, Torino e Juventus, soprattutto la prima e l'ultima partita saranno fondamentali per il nostro sogno scudetto. Vediamo un po' dove si posizionano appunto in classifica Roma e Juve. Roma che è proprio dietro di noi a 28, insomma proprio dietro, no, è un bel po' dietro di noi a 28, ma c'è poi la Juve che a pari punti, siamo a meno 3 dalla vetta, dal Milan capolista, almeno nel gioco poverini lasciamogli qualche soddisfazione. E poi c'è il Torino che anche loro navigano in medio-alta classifica, quindi sarà un episodio molto molto complesso. Abbiamo la Roma esattamente fra un giorno, cioè adesso. Poi il Torino e poi credo ci sia una pausa, una sosta. Vediamo un po' le quote. Allora, siamo addirittura favoriti a 2,25, la Roma a 2,75, l'arbitro è Luca Banti, il Parma ha uno stato di forma che è tutto dire, con 4 vittorie e una sconfitta. Anche la Roma sta andando abbastanza bene ultimamente, con 3 vittorie e 2 pareggi. Kolarov e il Neni non sono al massimo. Va bene, va bene, va bene. No, aspetta, non ho visto che formazione avevamo messo. Andiamo a mettere quella del vice perché c'è... Po Dove sta Poncio? Poncio, l'unica partita che doveva giocare che è contro la sua ex squadra, che si sa, la legge di Football Manager è sempre proprio scritta, che l'ex a Football Manager segna sempre. Non c'è, bravo Poncio, complimenti, sempre molto utile. Per il resto, ragazzi, credo che può andare bene così. Dai, il resto, sì, il resto va bene. Le voglio lasciare le ali d'attacco perché, nonostante sia la Roma, ragazzi, ormai voglio improntare questa mentalità offensiva alla squadra, quindi non ci fanno paura i giallorossi. Andiamo a parlare alla squadra di aggressivo. Vincere qui potremmo finire in zona qualificazione. Esatto, diamo un po' di motivazione alla squadra, ragazzi. Questo è importantissimo, Maria, importantissima. Trincao, attenzione, Trincao attraverso, perché poi non entrano mai. Torino al Milan è pure avanti contro il Torino. Porca miseria, subito la nostra prima azione. C'è Sharawi però, che è tornato tra l'altro, pure fuori gioco. Vabbè, stavo dicendo siamo 1-1 coi pali, ma invece era fuori gioco. Era fuori gioco, tornato Stefano Sharawi. Poi c'è anche Caramo come nuovo acquisto. Brava, brava Roma, complimenti. Robin Olsen anche tornato al prestito dal Cagliari, mi sa. Mi sa anche che è finito il primo tempo, che ha visto la Roma un po' più avanti come a livello di occasione rispetto a noi. Noi andiamo di aggressivo come sempre. Quello che ho visto non mi soddisfa. Chi è demotivato? Alstenberg. Alstenberg cerca di motivarti invece. Giustamente non c'è Ponce, ragazzi, chi deve segnare? Senza Ponce il nostro proprio fulcro centrale d'attacco non c'è. Ecco, e quindi per forza finisce 0-0. Ma intanto c'è Florenzi che la batte lunghissima per Caramo, che è velocissimo. Caramo l'appoggia, Majoral, Caramo. Caramo, ancora lui, Caramo per Pellegrini, Pellegrini, ma c'è bravissimo Mandi di petto, Politano, mamma mia, Silla, Silla, ti prego non farmi rimpiangere, no, me lo fa rimpiangere ovviamente Ponce, vabbè, del resto si sono dati il cambio, sono un tandem, una coppia d'attacco affiatata, sbaglio uno, sbaglio anche l'altro, Politano poi va a battere l'angolo, non si sa a chi, ma va bene lo stesso, Roma in avanti, attenzione, Caramo, Pellegrini. Alstenberg cerca Sharawi. Mamma mia, qua rischiamo tantissimo. Qua rischiamo tantissimo. Andiamo a fare un paio di cambi, raga. Mettiamo Stulak per Pepe, va bene. E poi Alstenberg, che era anche un po' demotivato, lo leviamo. E per il resto, raga, l'altro cambio ce lo teniamo per dopo. Intanto cerchiamo di cambiare questi due. Ma attenzione perché c'è Pepe però, si fa rubare palla. L'ho vista appuntare tutto solo il Sharawi. Porca miseria, c'è Caramo. Mamma mia, qua va a prendere proprio il vertice tra traversa e palo. Scoppia anche il pallone, credo. Ma c'è Mandi, tra l'altro 7,3 il suo punteggio. Il resto della squadra è un po' in ombra. Purtroppo contro la Roma ci può stare, raga. Contro la Roma ci può stare, ma c'è ancora proprio la Roma che ai punti addirittura meriterebbe il vantaggio. C'è Cristante in mezzo al campo. Zaniolo appena entrato, l'appoggia a Caramo. Caramo, Papadopoulos, bravissimo a ritornare palla a Caramo perché dice: no, aspetta, l'hai perso, te la ripasso perché così puoi finire la tua azione. Perché giustamente Papadopoulos è uno molto educato. Cristante per Zonzi, ancora alla larga per Caramo. Prolungata azione dei giallorossi. Florenzi aspetta, nessuno va a pressare. Porca paletta, Zaniolo. Zaniolo, Zaniolo la prova. Mamma mia, questo ho detto è gol, la prova dalla distanza. Mostrate un po' di grinta, lo posso chiedere? No. Jonathan Silva, Silla, Pellegrini,
Palla nel deserto, ancora la Roma, però Tonali, attenzione, vediamo se... Attenzilla, ti prego, una volta nella tua vita, falla! Fella! No, Caspaia, ma che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Neanche a porta vuota riusciamo a segnare, ma com'è possibile? Ma porca miseria, porca, mettiamo Chukwueze, dai, mettiamo Chukwueze, così, una pazzia, mettiamo quest'altra pippa, tanto tra pippe, una più, una meno, ma che ce frega. Attenzione, c'è Mane, ma mi sa che è finita, mi sa che è finita, eh sì, mancano 10 secondi. L'ultima azione, l'ultimo squillo, vediamo Sandrino, Silva, ti prego, Tonali, niente, è finita, niente, 0-0, 0-0, 0-0, diciamo che l'ultima occasione che abbiamo avuto ha un po' bilanciato quella che è stata la storia della partita con la Roma, per la maggior parte del tempo in avanti, aggressivo, non vi meritate alcun riposo perché mi sa che non si può pareggiare con la Roma, cioè si può in realtà, ma non... Quando abbiamo un sogno chiamato scudetto, il Milan, dove sta il Milan? Vabbè, il Milan va a vincere addirittura 3-0, l'Inter va a vincere 3-2, la Juventus che ha fatto la Juve? La Juve non ha giocato, ecco perché è rimasta dietro di noi, perfetto, va bene, perfetta parità, qua mandiamo il vice, Silla promette un gol, Silla, ma promette un gol da almeno 7 partite, porca miseria, ma quando devi segnare, Silla? Va bene, adesso andiamocela a giocare contro il Torino, a questo punto anche qua la vittoria è d'obbligo, ragazzi, avendo pareggiato adesso contro la Roma, per poi sperare, pregare tutti i santi del paradiso di andare a far risultato anche contro la Juve per non restare troppo indietro e rimanere agganciati al treno scudetto. E allora ecco le nostre quote, signori, pronostico tutto per il Parma nell'incontro di Serie A. Secondo Football Zone siamo a 1,33, addirittura proprio stra mega favoritissimi. L'arbitro sarà Giampaolo Calvarese, 14 gialli e un rosso. Lo stato di forma è molto altalenante per entrambe le formazioni. Il Torino dovrà fare a mano di Rossetti, Karsdorp, vabbè, delle pippe, va, delle pippe. Andiamo a vedere la formazione che andrà a scendere in campo. Ecco, siamo andati a fare un po' di turnover, ragazzi, perché i giocatori erano un po' stanchi. Abbiamo sempre Cragno, Aguilar, Calero, Papadopoulos, Altenberg in difesa, Cataldi, Stulak. Andiamo a giocare con i due registi, Diakate come centrocampista di quantità, quindi ci andremo a coprire anche un po' di più, Chukwueze, Politano e poi il grande Ponce che torna ad assicurarci i suoi mille gol. Quindi questa partita sicuramente non finirà 0-0. Sono sicuro che Ponci ci regalerà grandi soddisfazioni. Voglio la vittoria, come sempre. Vabbè, non gliene frega la mazza. Perfetto, Zad, subito. De Paul, ecco qua c'è. Guarda, già De Paul che ha segnato 1-0. Partiamo già con l'handicap noi. 1-0 per il Torino. Eccolo qua, Iago Falche, la mette in mezzo. Allontaniamo. Attenzione, no, niente. Smith Rowe, attenzione, Diakate. Il no, no, sta, no, è sempre loro, sempre loro. Chi cazzo lo è? Meite, De Paul. De Paul ancora allarga per Meite. Attenzione, siamo in raddoppio di marcatura, ma sempre Hector la passa indietro, grandissimo il pressing, crescito addirittura passato al Torino, Alstenberg, Politano, possiamo partire in contropiede, la passa indietro, Cataldi, due registri, i due registi, sì, due registri, due registi, dialogo, non c'è Ciuffe, ma rigore, Ponce, Ponce, voglio dire, mo c'è Ponce, ci pensa Ponce, no, forse non c'è, forse è Politano, ma... sì, vabbè, arbitro, dai, è rigore, te lo dico io che è rigore, è inutile, qua aumentiamo, se no, raga, questo ci sta 3 ore. Ogni volta rigore, bravo. E te l'ho detto io che era rigore. Non c'è Ponce. Peccato perché sennò sarebbe stato gol. Forse lo va anche ad espellere. Chi lo sa? Vediamo un po' se Calvarese, che si sa che ha un po' il caratterino forte. No, niente. Politano, Matteo, Matteuccio, gol. Matteuccio, gol. Matteuccio 1-0 del Parma. Ma ancora è troppo presto per esultare. 4 minuti soltanto e siamo in avanti. Alstenberg, c'è Papadopoulos che la passa all'indietro per Cragno. Cragno, dove vai? A Cragno! Oh, bravo, la spazza, Cragno. Beh, bravissimo, Cragno. Meno male che si è avanzato per guardare meglio. Mamma mia, Stulak che va a prendere all'indietro. Non famo stronzate, per carità. Cragno, l'allarga, perfetto per Politano. Grande partita adesso di Matteo. Alstenberg per Papadopoulos. Stiamo giocando troppo in difesa. Basta con questi retropassaggi che ogni volta mi prende l'infarto. Porca miseria. Ponce, Ponce, tutto su lui, tutto solo, Chukwueze. Adesso avanza, la mette in mezzo, Ponce, gol. No, Politano, 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 doppietta di Matteo, doppietta del grande Matteo. E quanto ci è mancato, porca miseria, 3 mesi senza Matteo. Doppietta, grande assist però di Chukwueze. Diamo a Cesare quel che è di Chukwueze. E quindi Smith Rowe, adesso, mamma mia, Stulak. Vabbè, questa è un partitone, signori, un partitone stiamo facendo da tutti i punti di vista. Nkulu, Sirigu. Stulak, Cataldi, ancora palla nostra. Il Torino è completamente annichilito. Ancora Papadopoulos, Lavara. Papadopoulos, grazie. All'indietro, con calma, piano, Cragno di prima.
per Hasselberg, ottimi anche i piedi di Gragno, molto stile Neuer. Politano, vediamo se va alla ricerca della tripletta. No, c'è Cukwueze che però tira una ciabattata, un passaggio a Sirigu che non blocca. Andiamo a battere l'angolo, tutto questo in soli 11 minuti, porca miseria. E poi Cukwueze di testa, la butta di poco alta sopra la traversa. Ma ancora, ma porca, non ho più voce dopo quante azioni consecutive ci stanno. Cataldi, Calero, Cukwueze, grandissimo, vede Aguilar che sale, sale Aguilar, la può mettere in mezzo per Ponce. No, giustamente preferisce passarla a Diakaté che dice almeno questo segna. Ponce, quando deve segnare mai? Bravo, 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 bravo il nostro amico Hasselberg, Aguilar. Niente. Spostiamo intanto la mentalità da positiva a prudente, così tanto per iniziare un po' a scendere. Ecco, il primo tempo sta per finire, come vedete, dal Torino 4 ammonizioni da parte Granata, quindi non lo so, mi aspetto un secondo tempo molto focoso, soprattutto dal punto di vista disciplinare. Andiamo, no, di aggressivo no, perché stiamo andando bene. Sono molto felice, continuate così, dai, che così li carichiamo a palla. Diakaté, Diakataldi, Papadopoulos. Torino prende avanti, Iago Falchi, attenzione, bravissimo Gragno come blocca, dai però forza, vabbè non c'è fretta, effettivamente hai ragione anche tu caro Alessio, Hasselberg all'indietro, Papadopoulos ancora per Hasselberg, può avanzare, la butta in avanti, Ponce stava facendo un sonnellino, attenzione perché Cukwueze, Cukwueze, mamma, segna anche Cukwueze addirittura, incredibile, questa è la partita della rinascita signori, ha segnato Cukwueze, adesso proprio il gol di Ponce obbligatorio per... E completare la fiera dell'assurdo, signori. Ci vuole il gol di Ponce Cataldi dalla distanza. Va bene, niente, niente da fare. Attenzione, c'è sempre Iago Falchi in avanti. Zaza a corsa di distanza 3-1 al 60esimo. Manca mezz'ora, siamo avanti di due gol. Manca mezz'ora, siamo avanti di due gol. Dovrebbero essere sufficienti, ma Football Manager, ragazzi, mai dire mai. Appunto, attenzione, Hasselberg, Stulak. Cataldi è palla nostra. Ancora per Hasselberg, Papadopoulos, Stulak, Cataldi. Guardate i passaggi di prima che riusciamo a fare. Cukwueze ha una prateria di fronte a sé. Cukwueze, se ne salta uno e salta un altro. Politano, porca miseria, peccato per poco. Intanto, a proposito di Politano, andiamolo a togliere. Si va a prendere l'applauso del pubblico di Parma, attaccante esterno d'attacco. Anzi, no, dai, iniziamo a fargli scendere un po' di supporto. Cukwueze anche supporto. Non ci serve più che stiano a spingere come dei pazzi. E mettiamo anche, vediamo un po', Robic Knock, dai, uno che non ha mai giocato. Chi mette, chi... Ecco, per Papadopoulos che è stanco, dai, perfetto. Lo mettiamo come difensore centrale di copertura. Ottimo, confermiamo, andiamo avanti. Perfetto. Attenzione, 70esimo, Zaza. La prova dalla distanza, grandissimo. Grandissimo, Cragno come vola, come Superman, come l'uomo Cragno. Attenzione, c'è Iago Falchi dalla bandierina che la mette in mezzo. Mamma mia, niente ragazzi, un mostro. Abbiamo preso un mostro. Torino ancora in avanti, Criscito all'indietro, Sirigu, peccato, poteva sbagliare, c'è Smith Rowe, Baselli, Rodrigo De Paul, vediamo se anche stavolta ci sarà il gol dell'ex, la legge scritta di Football Manager, Nkulu ancora per De Paul, l'appoggia Baselli che cerca spazio, Zarche, Iago Falche, ancora all'indietro per Criscito, guardate comunque il pressing del Parma, Smith Rowe, attenzione, Zaza, mamma mia, Zaza che la butta fuori, neanche parata, stavolta l'ha buttata proprio fuori, ma ancora c'è il Torino che, porca miseria, basta con queste azioni del Torino, stiamo 3-1 ormai, basta, arrendetevi, voglio dire, no, Hasselberg, niente, bravo, bravo, complimenti, l'ha data, bravo, bravissimo Hasselberg, proprio gliel'ha data sui piedi, perché non poteva stopparla, no, sarebbe stato proprio troppo... Troppo semplice andare a sopra. Io ti levo perché qua mi sta Hasselberg, dove sta? Dove sta? Jonathan Silva, baffa ad Hasselberg, ma dai, ma veramente, ma questo è un gol regalato, signori, questo è un gol proprio regalato. Cioè, sì, Cukwueze, ma se non segni davanti alla porta, proprio sulla linea, che da dove cazzo la tiri? Qua andiamoci a mettere su molto difensiva, va. Ecco, guarda qua come ce la recuperano, no? Guarda, te l'ho detto, io ne sono sicuro, l'ho detto io. Smith Rowe, attenzione, Baselli, Zaraco, Zaza, Nkulu, la mette in mezzo, Aguilar allontana, Cukwueze, non fare le minchiate. Ecco, appunto, bravo, appena l'ho detto, complimenti, mi ha subito smentito, Crescito. Carter Vickers, Baselli, ancora il Torino che cerca il pareggio, Iago Falchi, mamma Cragno, ancora in mezzo, Silva, Gervinho, basta, vi prego, basta, istruzioni squadra. Istruzione squadra, il ritmo basso, perdite di tempo spesso.
Passaggi corti, ritmo bassissimo, bassissimo. Cioè, una partita vinta e stravinta. Guardate come dobbiamo andare a soffrire. Intanto mancano 10 secondi. Forse ce la portiamo a casa. Grande Ponce, grazie soprattutto al suo contributo oggi. Completamente inesistente. Ezechiele oggi, vabbè, ma comunque. Cataldi, Stulak, Gervinho e finisce. Oh, mamma mia, che spavento, 3-2. Va a finire, apprezziamo gli sforzi. Vabbè, dai, diciamo che è ben fatto, perché se no poi questi ci rimangono male. E adesso, signori, adesso questa, vabbè, ci poteva stare questa vittoria, certo. Avremmo potuto soffrire molto meno. Intanto 13 partite senza perdere. Effettivamente sì, perché non abbiamo perso con la Roma, abbiamo pareggiato. Va bene. E ora cerchiamo la 14ª in trasferta in casa della Juventus il 30 gennaio, quindi tra una settimana esatta, signori. Non ci sarà, perlomeno dovremmo arrivare piuttosto riposati. Abbiamo fatto anche riposare molti giocatori chiave in ottica proprio di questa partita. Quindi speriamo bene, speriamo di andare a fare il risultato allo stadium, che sarebbe assolutamente importantissimo. Vediamo la classifica. Siamo già a meno 5 adesso dal Milan. Bang, ma sto Milan proprio vince, imbattibile sto Milan. La Juve è a meno 1. Siamo già però a più 8, signori. Ah no, ma abbiamo due partite in più addirittura rispetto a Napoli. Ecco perché abbiamo staccato così tanto. Vabbè, niente, non è successo niente. Andiamo verso la partita con la Juve e poi andremo a vedere la classifica definitiva come si metterà. E allora, ragazzi, alla fine la Juve mi aveva fatto un'altra offerta per Tonali, ma ormai è troppo tardi. Il 30 gennaio non saremo poi in grado di andare a trovare un sostituto, non saremo poi in grado di andare a spendere questi soldi. Perciò per quest'anno Tonali resta con noi, poi a luglio, ad agosto, quello che sia, lo andremo a vendere. Comunque la Juve ci offriva un 43 milioni più altre clausole, eccetera, eccetera, e salivamo fino a 68 milioni. Vedremo a quanto lo riusciremo a vendere a luglio per quello che sarà, credo, l'ultimo campionato che faremo con il 2019 prima di passare al 2020. Comunque, detto questo, per ora concentriamoci sulla partita contro la Juventus, che è favorita a 2,50, il Parma 2,63. L'arbitro è Gianluca Rocchi, che avrà 80 anni ormai, 33 gialli e 2 rossi. Lo stato di forma, vabbè, diciamo che è più o meno uguale per entrambe le squadre. La Juve dovrà fare meno di Chiellini, ottimo Alessandro, ottimo Cancelo, oh tutti, oh Moise Kean, Pjanic, vabbè, un po' come la realtà, che sono un po' tutti infortunati in casa Juve. Da noi si è infortunato Jonathan Silva, grazie al cielo. Ed ecco la formazione, signori, che andrà a sfidare la Juve. Giochiamo con i due registi, Pepe Tonali però stavolta, e poi scriviamo la miglior formazione possibile, se non fosse per Ponci che è un po' l'anello debole, ma però va bene, abbiamo anche Ramsey che andrà a fare il centrocampista di quantità, e l'ex della partita, che è una legge, come ho già detto, scritta di Football Manager, che l'ex va sempre a segnare. Vediamo se funzionerà anche stavolta con Ramsey. La mentalità è sempre positiva, perché voglio mantenere quella giusta concentrazione, voglio che la squadra sia convinta dei propri mezzi, non voglio andare a Torino a difendermi. Vediamo che succede. Mandi, attenzione. No, niente, peccato, ci ho provato. Hasselberg, Ponce, Trincao. Attenzione, niente, subito Douglas Costa, perché però fa la stronza a Tonali, che fa la qualcosa male di Politano. Mamma mia, bravo però Politano, bravo, ottimo. Credevo che non arrivasse mai, ma invece Szczęsny l'ha messa in angolo. Politano stesso la va a battere, allontanato, vediamo se la rimette in mezzo. Politano, c'è Ramsey, Ramsey per Ponce, che vabbè, però si prende una buona posizione qua. Ponce subito, Nastasic potrebbe essere espulso, vediamo un po'. Espulso? Arbitro? No, solo giallo. Vabbè, però un'espulsione ci poteva anche stare. Anche un calcio di rigore volendo. Però attenzione, perché c'è Politano. La mette! Però dove la mette? Non lo so. Rigore. Niente, non è rigore. Calero. Papadopoulos. Niente, vabbè. Oh. Però il Parma c'è, voglio dire. Il Parma c'è. Però c'è anche la Juve, che si fa sotto adesso con Emre Can per Douglas Costa, che avanza velocissimo. Mamma mia, col suo sinistro rallenta il palo. Douglas Costa, la Juve dal calcio d'angolo, è pericolosissima. Mamma mia, sempre il tap-in Ronaldo, porca miseria. Passano in vantaggio 1-0, passano in vantaggio 1-0. Andiamo a chiedere alla squadra di mostrare un po' di grinta. Da noi si hanno anche un monito Tonali e Politano. Porca miseria, vaff... Politano, Matteuccio, la prova, Szczęsny, gol! Gol di Politano, risponde subito Matteo, risponde subito Matteo. Qua andiamo ad accettare, che cazzarola. Andiamo Matteo, forza, mettiamo subito le cose al loro posto. Bravo Matteino, bravo, ottimo, va bene così. Andiamo a chiudere il primo tempo. Oh, zero tiri in... Come zero tiri in porta un gol? Ma com'è possibile?
Forse è proprio stata una gara, non lo so, vabbè, comunque aggressivo. Andate in campo e fategliela vedere questa Juventus maledetta. De Sciglio, attenzione, in mezzo Bentancur, Ronaldo sulla fascia, è sempre che fa la differenza, ma Belotti stavolta sbaglia assolutamente. Il Granata passato dall'altra sponda di Torino. 63esimo. Dopo questa azione andremo a fare dei cambi. Szczęsny lunghissima per Papadopoulos, per Pepe, Pepino. Pepino vede Alstenberg che avanza. Alstenberg per Trincao. Trincao il nostro numero 10. No, porca. C'è Mandi però. Tonalino. Pepe. Pepe. Ancora per Sandrino. Ancora per Pepe. I due fraseggiano. Non trovano lo spazio però per il passaggio decisivo. Politano ancora per Tonali. Tonali. E proprio qualcuno si fa vedere. Porca miseria. Pepe ancora tutte e due. 3 ore. Guarda mo come si fanno delle varie palle. Calero, Papadopoulos, allarghiamo, bravo, cerca. È bravo, insomma, vabbè. E Mrečan, niente, la Juve, dopo tre bravi, esatto, bravissimi. E te pareva, porca miseria, ma dai, però, signori, dopo 3 ore di passaggi e passaggetti, e fatelo un passaggio decisivo. Niente, Belotti si mangia anche questo, ed è il secondo, e non sarà così clemente la terza volta, secondo me. Allora, io direi di togliere. No, Politano lo rischiamo, togliamo. Tonali, mettiamo Stulak che è ammonito, ragazzi. E poi direi di provare. No, Diakate. Sì, proviamo Diakate. Dai, come centrocampista di quantità. Diamo un po' di respiro a Ramsey. Oh, Diakate è appena arrivato. Che cazzo l'ha fatto? Manco il tempo di entrare. Già ammonito. È entrato, già ammonito. Siamo all'ottantesimo, signori. 81esimo. Sta per finire. Mostriamo un po' di grinta. Ma vediamo. C'è Spinazzola. No, porca miseria. Il gol adesso sarebbe un disastro. Mamma mia, Cragno. Può partire il contropiede. Cragno. No, perché la giochiamo là? Ti prego. No, dai. Usciamo da là. Mamma mia. Ti prego. Grazie, Cragno. Grazie mille. Trincao. Ma dov'è Ponce? Perché non c'è mai Ponce? Non esiste, questo è un giocatore proprio inesistente, un fantasma questo Stulak. Politano, mamma mia, il no look per Mandi. Mandi, Ponce, ti prego, ti prego, ti prego, Poncino, mamma mia, Ponce ha segnato, incredibile! Incredibile, aspetta, fermi tutti, qua ha segnato Ponce. Ha segnato Ponce, incredibile, neanche lui ci crede, un attimo. Squadra, squadra, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Poco più corti. Aspetta, 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 aspetta. Metti. Sì, ok. No, perché subito ti prego, non mi fate subito gol. Attaccante esterno di supporto. Io qua lo sto cambiando. Ma dai, subito il 2-2, no. Ma dai, però. Oh, mamma mia, Cragno, una statua ti faccio, te lo giuro. Ti faccio una statua. Una statua al centro di Parma, ti faccio la statua. Mancano 4 secondi, l'andiamo a vincere, signori, l'andiamo a vincere, grazie a lui, al fantasma, al gol più inaspettato possibile, incredibile, 2-1, vinciamo ancora una volta a casa dello Juventus Stadium, appassionato, davvero fantastico, ragazzi, questo è davvero fantastico, veramente un risultato inaspettato, inaspettato soprattutto visto da chi è stato siglato il gol vittoria, mamma mia. E bravo, intanto elogiamo Politano, continua l'imbattibilità, 14 partite senza perdere, ragazzi, tanta roba comunque. Anche perché la maggior parte di esse sono vittorie, non solo pareggi. Andiamo a vedere la classifica adesso alla luce di questo risultato fantastico. Vediamo un po' Serie A, vediamo se hanno giocato tutti. Mancano no, le due più importanti. Ah, vabbè, la Juve ha ancora una partita da giocare però già siamo a più 4. Vediamo un attimo se che giorno è sabato. Sì, arriviamo a lunedì, ragazzi. E chiudiamo così la domenica dovrebbero giocare più o meno tutte. E allora siamo lunedì 1 febbraio, ragazzi. In Serie A non hanno giocato alla fine queste squadre. Non so come mai noi abbiamo una partita in più, perché ho visto che l'Inter giocherà giorno 6 addirittura. Comunque, per adesso prendiamo per buona questa che vediamo. Siamo ancora a meno 5 dalla vetta, quindi il Milan continua a vincere, stravincere. Eh sì, infatti, come vedete qua sabato 6 febbraio ci sarà Inter, Lazio Inter, noi andremo a Bologna. Va bene, comunque la classifica dice che ancora possiamo sperare. Siamo ancora vivi, il sogno è ancora più vivo che mai. E soprattutto dopo questo slancio, dopo questa vittoria importantissima contro la Juve alla Juventus Stadium. Quindi una vittoria veramente fondamentale questa era. Siamo sopravvissuti, raga, anche a questo trittico pazzesco contro Roma, Torino e Juventus con un pareggio, peccato, contro la Roma. E due vittorie fantastiche contro le due torinesi, tra l'altro, Torino e Juventus. La prossima sarà un episodio più abbordabile sulla carta. Abbiamo Bologna in trasferta, poi Empoli e Udinese, e poi
Nell'altro ancora avremo la sfida finale, signori, proprio la sfida scudetto contro il Milan in trasferta. Quindi andremo a San Siro, poi l'Inter, porca miseria, due milanesi. Vabbè, comunque detto questo, ragazzi, per adesso continuiamo sempre a sperare, sempre a tenere vivo il sogno scudetto. Fatemi sapere la vostra come sempre qua sotto nei commenti, lasciate un bel like, andate nelle mie pagine Facebook e Instagram se volete. E noi ci vediamo sempre domani con dei nuovi video. Ciao!